This edition of iItaly New York is brought to you by... So what are we going to do at Expo? We'll get to know more than 140 countries and Italian excellence all in one place. We'll discover the world's biggest restaurant. We'll go to the shopping supermarket of the future. At Expo, we'll ask a lot of questions and get the answers from the world's finest minds. We'll take part in shows in a theater under the stars. And we'll discover that food is joy, because food is life. Expo Milano 2015. The grand worldwide food event is coming. So have you got your ticket? On this week's episode, City, in conversation with Renzo Piano. Events, Festa, 120 years of Lavazza coffee. Genius, celebrating 10 years of Le Conversazioni with Antonio Manda and Davide Azzolini. People, a new life for Vanni Bookstore. And now let's start with Renzo Piano. Renzo Piano is the most important, prominent, popular architect probably now in the world. We are also happy that he happens to be Italian, even if I would hesitate to define him to core an Italian architect. That would be limiting the space of what he does. This morning he had the glorious inauguration of the New Whitney right across the street from his studio here in New York with the presence of Michelle Obama. And it's only one more piece in the puzzle that Renzo Piano is creating to reshape in some way New York City, more than any other architect alive today. What happened this morning? This morning was the usual difficult moment. You know, when you finish a job as an architect, it's always touchy. It's very nice, but it's also sad in some way, because you feel like a bit like a father or a mother. And the baby goes away. I mean, I said what is essential to say, that this building is ready for people. It's a new place for people. And actually, I don't call the lobby at the lobby. I call the piazza. It's like a piazza. And it's a concept that is lacking in American cities. Certainly, it's a very, very strong European idea. It's a part of the history of cities. The piazzas, or the places, where everything starts, you know. This is where people mix experience, this is where diversity becomes a value, opportunity, this is where fair even disappears sometimes, because you stay together, because you share value, because it's about tolerance, it's about coexistences. But to do that, of course, when you make a building, you have to be careful not to put the building right there on ground, because if you put on ground, then there's no place left. So this building is levitating above the ground. And this is what you do, not for aesthetic reason. You do this because, socially speaking, you need to give to the city the space. So the building becomes accessible, not intimidating. You know, it's welcoming everybody. It's like a piazza. The idea of the terraces that surround the different floors of the building, does it have to do with the same concept of a place where people can... The building actually is stretching to east, toward the city of New York, by having terrace that come down, because I wanted the building to flirt with the city of New York, you know. So the terrace are really a place to enjoy life, and the stairs there are just to take your time, meandering down and up in the building. So this is what happened on the east side, where the sun comes up, and this is where the city is. On the other side, the west side, that is where the sun goes down, is the opposite. It's the building is talking to the, well, first to the traffic of the highway, and then you have the river, then you have the far west, then you have the New Jersey, then you have all the rest of the world. Far away you have LA, Los Angeles, and if you look carefully, you can even see the Far East, you know. That's the idea, that on one side the building talks to the city, on the other side talks to the rest of the world.
One of the most innovative things I understand in your museum is the way in which the light comes in, in which you sort of direct the light. And architecture is very much about light everywhere and all the time, but especially when you make a museum, because a museum is about viewing a piece of art, it's about gallery. You know, light is probably the most immaterial, but also the most important material for architecture. This is, used to be at least, the periphery, the outskirts of New York. This is a theme that is very dear to you, the idea of the outskirts of the city, how to make them better, how to make them livable. And you say that that's the real frontier of architecture. It's a constant worry about what is the relationship between the center and the peripheries of cities. You know, those places that where energy is, by the way, energy and desires are there. Yeah, and they must become urban places. But in the same way, we have to be careful not to transform the center of the cities in a shopping center. Well, the museum is a very important element. The Whitney is the history of American art. I'm slightly worried that the place doesn't become a bit too much like a place fashionable, but I think this will be fine. Just to mention a few buildings, the New York Times, the renewal of the Morgan Library, of course the Whitney, and a very important project you're working on right now at Columbia University. What is your relationship to this city? You know, as an architect, you cannot live in a city like a tourist. You have to know the city. So you have to understand, you have to listen to the sound, you have to listen to the spirit of the city. So I love working here. It's a great city. And of course, working on the Whitney was great, but also we are working on the Columbia University extension on Broadway and on the 25th. And that's a very big commitment because it's about inventing the campus, the urban campus, in the 21st century. You know, what we are building right now is probably the most important research center on brain in the world. And we are also building a School of Art. It's almost done now. And we are also building a conference center and many other things. So all this is really the idea of inventing a urban campus that is about mixing the academic life with the life, just the city life. And of course, the idea that learning, searching, exploring, science, art is just one thing, you know. And this is the essence of humanistic approach. Coming up next, our exclusive event. Festa. 120 anni da quando Luigi Lavazza aprì la sua prima bottega a Torino. Abbiamo fatto tanta strada, credo che il mio bisnonno sarebbe molto fiero. Oggi celebriamo un importantissimo anniversario che però, come sempre da noi, rappresenta un punto di partenza. 20 anni dopo l'organizzazione del 100° anniversario, siamo di nuovo tutti qua insieme, in un momento in cui l'America sta veramente happening. E non potremmo essere più felici sia dei risultati che della qualità delle persone con cui stiamo lavorando. Quindi è veramente una festa. Cosa vuol dire per lei oggi festeggiare 120 anni a New York? Beh, straordinario. In questa occasione abbiamo veramente una notizia fantastica, perché per la prima volta abbiamo lavorato a una campagna internazionale che avrà una pianificazione TV, quindi un 60 secondi che verrà lanciato qui a fine agosto in America. È una storia che racconta proprio le nostre origini, la storia di Luigi Lavazza, quindi il mio bisnonno, dall'invenzione della miscela fino ai giorni nostri, quindi 4 generazioni di passione raccontate per la prima volta con questo spot. Voi avete una storia di campagne importanti, avete poi una collaborazione strutturata con Armando Testa, mi può dire qualcosa di più?
La prima campagna che in Italia è memorabile è stata quella di Caballero Carmensita, che ha tracciato proprio un solco profondissimo nella memoria di tutti quanti. E da lì, da questo connubio, da questo incontro creativo, sono nate grandi campagne che ancora una volta portano ai nostri valori l'umorismo e la simpatia e ovviamente il caffè nella casa di tutti gli italiani. La nostra storia è sempre stata disseminata di innovazioni grandi e piccole ed è con grande piacere che quest'anno noi ne celebriamo una in particolare, cioè la prima macchina in grado di preparare un caffè Lavazza a 400 km d'altezza dalla terra. Che cosa ha significato per Lavazza? Beh, un grande traguardo e soprattutto nel fatto che il caffè debba continuare a essere un piacere vicino a tutte le persone che richiedono la tua dose di energie e anche la sua capacità di costruire un network di relazione. Non importa se questo sia in un ufficio a casa nostra o all'interno di una stazione spaziale che orbita intorno alla Terra. What does it mean espresso for you? Like I drink mostly coffee, sometimes cappuccino, sometimes double espresso, all different coffee products. Espresso is a quick fix. It's a quick, and then you awake, you know? Wake up call. And it tastes good. Cosa significa lavorare in università americana e avere il caffè italiano a disposizione? È un gran lusso e poi in un posto come quello dove lavoro io, che si chiama Casa Italiana Zerilli Marimò, appena arriva un ospite, tutti i ragazzi che lavorano con me sanno che la prima cosa che facciamo è offriamo un caffè. Sono un bel po' di anni oramai che sei in America e hai visto un pochino i cambiamenti. E quando sono arrivato io c'era soltanto il beverone classico loro e devo dire che mi impressiona adesso invece la varietà di caffè che uno può trovare. Noi abbiamo ritrovato il gusto del caffè vero, è per quello che apprezziamo molto il caffè italiano, con la tostatura giusta che tu potresti annusare e apprezzare tutti i sapori del vero caffè. Coffee is very important to me. I'm Australian, so we have a big coffee culture over there. Caffè is the first social network. You know, it puts people together. I was born with a cup of coffee in my hand, and most pictures that exist of me are me holding a cup of coffee. It's a miracle. It's like salmon. And 50 beans. It takes 50 beans to make a cup of excellent coffee. And if one bean is wrong, everything is wrong. So therefore I love it when I find a perfect cup of coffee, as I have tonight. Oggi di moda va, soprattutto nel quartiere hippie, il caffè fatto dai ragazzini che sperimentano. Io ho fatto la scelta di invece andare nella direzione di quel ragazzino che era Luigi Lavazza, che 120 anni fa ha cominciato a fare questi esperimenti. Abbiamo un enorme seguito, quindi va bene, sono contento, grazie Lavazza. Per voi che cos'è Lavazza? Beh, per noi è tantissimo Lavazza, perché abbiamo fatto assieme il nostro negozio più importante, che è stato a New York. Abbiamo scelto loro perché erano, beh, oltre che bravi, un'azienda molto importante in America. Ci ha dato tanta credibilità, speriamo di aver dato tanta credibilità anche a loro. Adesso stiamo aprendo il Brasile assieme, lo apriremo a brevissimo. Faremo un Nutella Corner assieme, sempre su New York. E quindi per noi è il caffè di Italy. I think Lavazza is all about celebrating the breadth of what coffee can be through innovating, through being creative, through exploring where coffee comes from and the different flavors, aromas that it can celebrate. For me, being a pastry chef, that excites me to no end. How many years are you working with Lavazza? This is my first year actually working with Lavazza, but for me, I've been a fan of Lavazza all my life. Tell me something about the dessert of this evening. So for dessert, I actually made three different desserts. The first one was a Lavazza coffee and passion fruit pie. I made a Lavazza coffee and chocolate malt cake truffle, and then I created a Lavazza compost cookie. That cookie has pretzels, potato chips, chocolate chips, butterscotch chips, and Lavazza coffee grounds, which give texture but also flavor and aroma in a cookie.
Il caffè per noi è un qualche cosa che è ricco di tantissimi attributi, come ad esempio la cultura. E quindi naturalmente Lavazza deve essere vicina alla cultura italiana. E questa è una delle ragioni per cui oggi noi siamo partner del Guggenheim e siamo stati accanto a loro nel proporre innanzitutto la mostra sul futurismo, che è stata una grande retrospettiva culturale sull'Italia, e quest'anno con Burri celebriamo un altro gigante dell'arte italiana. Per tutti gli italiani da sempre l'America è un sogno, no? Noi siamo arrivati in questo paese nel 1990 con grandissima umiltà, nella speranza di poter lasciare un segno. La transizione veramente importante è stata cambiare il proprio vestito mentale e cominciare a ragionare in America con uno spirito, una mente e un intento che guardasse veramente al consumatore americano. La marca è simpaticissima agli americani, come tutte le cose italiane, quindi siamo infinitamente felici di poter riprendere da questo 120° anno per i prossimi 50 anni. Anche di più, scusa. Certamente, per i prossimi 120 anni. Check out Italian Genius. Please welcome Antonio Motta. Thank you, Stefano, for your moving, touching words. And yes, I believe that Oda Benga is my best book so far. Il nostro motto è comunicare nella leggerezza dei temi profondi, delle idee profonde. Credo che se ognuno porta a casa un'idea in più di quella che aveva prima, e questo avviene senza annoiare, sia un grande successo. Primo compleanno importante, rotondo, pesante, siamo molto orgogliosi perché abbiamo iniziato solo a Capri, adesso siamo a Capri, a Roma, a Bogotà, in Colombia, siamo a New York, e a New York abbiamo quasi triplicato gli eventi, perché avevamo 2 eventi l'anno scorso, quest'anno sono 5. Non solo, ma siamo in 3 location di grande prestigio, diverse, oltre ovviamente alla Casa Italiana. Siamo alla Morgan Library, la New York Historical Society e da quest'anno anche al Guggenheim. Dal secondo anno noi veniamo qui il giorno prima della conversazione alla Morgan a mostrare quanto è avvenuto l'anno prima e presentiamo ufficialmente alla stampa, agli amici, osiamo dire al mondo, il programma dell'anno in corso. È un appuntamento a cui teniamo enormemente e ci porta anche fortuna. Dopo un pranzo a casa sua, dove c'erano, ricordo, degli scrittori, credo Richard Ford, sicuramente ricordo, e forse Nathan Englander, e gli dissi: ma perché non facciamo una cosa del genere per il pubblico? Ma cosa, mangiare? No, chiacchierare così rilassati per il pubblico. Ho detto: ma che, chi se ne occupa? Ho detto: vabbè, fammi andare in Italia, fammi capire se riesco a farla, però deve essere un posto bello. Ho detto: ok, lo troviamo un posto bello. È stata l'edizione epica, direi, perché è la più piccola in termini di numero, solo 5 ospiti, però uno più grande dell'altro: Jonathan Franzen, Zadie Smith, Nathan Englander, Jeff Eugenides e l'indimenticabile David Foster Wallace. New York nasce nel 2008, se non sbaglio, la Morgan Library. Anche qui, con una scommessa quasi per caso, siamo stati contattati dalla Morgan Library e sono rimasti molto impressionati dalla qualità dei nostri ospiti e dalla qualità, spero, anche del curatoriale, insomma, di quello che facciamo, di quello che comunichiamo. Ci hanno chiesto di portare quel format da loro. Qui sono andati a parlare alla Morgan Library, gli amici della Morgan Library sono rimasti conquistati dall'elenco di ospiti che già avevamo nei primi 3-4 anni e ci hanno detto: ma che ci proponete? E noi abbiamo portato Renzo Piano, che ha appena ristrutturato la Morgan, con Mark Di Suvero a conversare, una formula completamente diversa, che è tutta sul cinema, quindi sui Films of My Life. Chiediamo agli autori di scegliere dei film che hanno significato qualcosa nella loro vita, quindi intervallata da chiacchiere e proiezioni di film, diciamo il format. All'inizio il
primi 2 anni era solo un evento l'anno, poi abbiamo raddoppiato e adesso, come ti dicevo, abbiamo quintuplicato, siamo a 5 eventi. L'anno prossimo saranno Bogotà e Cartagena de Indias, saranno 2 posti diversi, diversissimi. Anche in questo caso siamo stati invitati, ospitati, questo è un altro grande motivo di orgoglio, non siamo andati noi a cercarlo, ma siamo felicissimi che questo sia avvenuto. Ci siamo gemellati con la Fiera del Libro, il Filbo. È stato un evento molto bello, c'erano 500 spettatori entusiasti di questa chiacchierata tra cinema e letteratura. Ci piacerebbe crescere anche con lingua spagnola, lingua francese, in altre sedi, perché è una formula che stimola al confronto e al dibattito in maniera molto tanto semplice quanto poi alla fine funzionale. Spero e credo e lotto perché siano in continua espansione. Con Davide stiamo lavorando su altre 2 città. Se nel giro di 2 anni ne portiamo a casa almeno una, siamo felici. Se poi ne portiamo 2, siamo molto felici. Let's meet some wonderful people with iItaly TV. This has been a very choral effort. Alessandro has been very involved, you have been very involved. Yes. But there are many other people that work on this passionately. As designers, we communicate with pictures, with signs, with typography, with images. The most powerful form of communication is to juxtapose 2 contrasting ideas. So it could be light and dark, black and white. And this was the perfect space to juxtapose these 2 ideas, full and empty. We left intact the old bookstore, and it's a very powerful experience to walk into history. And then here is completely empty, and the idea is to fill it up with our cultural events that are going to take place here. On this particular project, Jonathan was a key player, but also Bonnie Roche, who's an architect, worked and provided insight and enthusiasm. Natalia Indrimi, obviously, Stella Levi was a very big part of it. She wanted, for years, she talked about having a place where people can meet. And it seems crazy, but in New York, there are these large auditoriums and very few really intimate places. And when we have a people who can sit around the table, that's what's really the desire and the objective. Sante Fortunato Vanni opened his bookstore in a different location in 1884. This was really the height of Italian immigration to America. The people who arrived were mainly miners and agricultural workers, day workers with no culture, often illiterate. So they needed everything but books. And this man wanted to sell books to people who could not read. He succeeded really through the power of his imagination. So he saw the need of a person who used to be a farmer to become a construction worker, but he can't read. So he published a manual, a construction manual that was all diagrams. It was meant for people who have no language skills. So he would have a diagram how to make a window, a roof, a gutter, and the book was a bestseller. And in this way, he gathered the people in the bookshop and eventually sold books. Slowly, he succeeded in making and selling books. And so I think that this is it's really our honor to work in this tradition. The stage 2 of this bookstore was when, in 1931, Andrea Ragusa arrived in the States to really sell to in America the Enciclopedia Italiana Treccani. He purchased this bookstore and became this beautiful role, this beautiful Italian specialty of being a libraio editore, bookseller and bookmaker. And over the years, between 1931 and 1974, he carried on through, you know, the post-depression era, the World War, and all kinds of difficulties, making Italian books of high quality and printing really beautiful editions. So I think it's a really important and beautiful story. The main message that we get from this operation is that there are all these different layers of history. There is Italian-American history, there is the history of publishing, there is the history of Italian Jews.
remembering that Italy was one of the most important places for Jewish printing from the very beginning until the 19th century. Exactly. So there is all this intertwining of different levels. And it's beautiful that they come together at 30 West 12th Street. Yes, I think that the key is exactly what you say, the idea that you don't build a book publishing venture out of nothing, but you build on what's there. And what was here was an abandoned, dusty trove of Italian books. And through the generosity and the insight of Olga Ragusa, who's the daughter of Andrea Ragusa, the previous owner, she granted us a permission to use this space and to, in some way, step into this tradition. Well, I think we want to thank Alessandro Cassin and Jonathan Bisco for having talked to us about the new life of SF Vanni as the temporary, and let's hope not too temporary, location of the Centro Primo Levi in New York. From 30 West 12th Street in New York City, it's a great pleasure to greet you and come again. In next week's episode, people, images from Naples, waiting the arrival of Mayor Luigi De Magistris. Dolce Vita, Sabetto, a new location for espresso on 6th Avenue. Events, Pulse Art, a contemporary art fair. City, backstage with the board of Casa Italiana Zorilla Marimo. This edition of iItaly TV was brought to you by Colavita Extra Virgin Olive Oil. And Cirio Chopped Tomatoes.